Ciao a tutti e bentornati su Kama Fishing Live. Oggi voglio mostrarvi questo video. Le catture non sono messe in ordine cronologico e ho messo questa prima clip, che è la cattura di un'oretella, per farvi vedere com'era la visibilità. Purtroppo, come vedete dalle scritte, ero sprovvisto di un fucile corto e i pesci arrivavano letteralmente sopra la punta, tanto da non poter quasi nemmeno prendere la mira. Infatti la faccio allontanare e poi, quando si gira, faccio partire il mio colpo e la catturo. In alcuni punti l'acqua è più brutta sul fondo e è meglio in superficie, e in altri punti invece la situazione è opposta, come vedremo nella prossima clip, dove vedete l'effetto speciale che ho inserito nel video. Dietro quel massone c'è un gruppo di serroni in frega e dalla superficie decido di spararne a uno, e fortunatamente riesco a centrarlo, anche se il tiro era al limite, più che altro non tanto per la potenza del fucile, ma perché intravedevo a malapena i pesci. Mentre finiamo di vedere la cattura di questo serra, voglio anticiparvi qualcosa sulla prossima clip. Si tratta del video della cattura della giornata, è un pesce veramente raro per noi pesca sub, in più è anche d'Italia. E niente, praticamente c'è poco da dire, un tuffo veramente ridicolo sui 6 metri circa, 25 secondi dall'inizio del tuffo allo sparo e 35 secondi totali di apnea. Quindi vi lascio alla visione di quest'ultimo contenuto. A dopo. Lasta da 7,5 di questo fucile, caricato con una precarica da 27 bar e un tiro precisissimo che entra all'altezza della pinna pettorale sinistra del pesce e esce sulla nuca dalla parte destra dell'ombrina, non lasciano scampo a questo esemplare, che rimane stecchito sul colpo e non mi resta che metterlo a cavetto. Adesso rivediamoci il replay di questa azione e colgo l'occasione per salutarvi e ringraziarvi per la visione di questo contenuto, e se non vi dispiace di lasciare un like e, se non lo avete già fatto, di iscrivervi al canale per altri contenuti simili. Grazie, ciao, alla prossima!